Ieri peraltro ha avuto l'onore di ricevere già una sua telefonata, è il brigadiere Nufris, Mario Nufris, brigadiere capo del comandante generale, che era il capo di Pazzo, associare un nome alla, e invece lui è l'appuntato Luciano, l'appuntato scelto Luciano Madau, ed erano di servizio. Loro sono quelli che materialmente, pur sapendo che era armato, lo hanno individuato sulla base delle segnalazioni e della descrizione di come era vestito e in un parcheggio. Lui era fermo, come quando era appena sceso dalla moto. Quindi voi l'avete riconosciuto? Sì, con la targa. L'avete intimato, se l'avete intimato. Lui si è subito... Reso. Il comandante generale, eccolo qua. Comandante della regione, comandante provinciale, ovviamente signor prefetto e tutti voi. Io sono veramente grato a nome del governo, a nome del paese per quello che avete fatto. Ci tenevo a dirvelo personalmente. Ci tenevo a ringraziarvi di cuore. Ovviamente noi abbiamo un problema vero che riguarda le falle che ci sono in un paese come il nostro, perché ci sono, come in tutti i paesi, ahimè, delle falle nel sistema, ma c'è una capacità organizzativa che in questo caso l'Arma dei Carabinieri ha mostrato nel suo volto più bello, in modo che è straordinaria. E troppo spesso, lo dicevamo stamattina, non lo ricordiamo a sufficienza. C'è sicuramente un'ottima organizzazione, giustamente il generale la ricordava adesso, ma c'è l'organizzazione più importante, che è quella del vostro senso di sacrificio, del vostro spirito di abnegazione, che mi pare di capire in fila vi abbia fatto tracciare la qualità straordinaria del vostro lavoro. Quindi vi voglio semplicemente dire grazie. Poi ci saranno i modi e le forme con le quali l'Arma e tutti noi vi saremo grati, ma per il momento ci tenevo a dirvelo personalmente e a nome del paese, perché in quelle ore, in quelle mezz'ore che l'Arma Generale mi ha via SMS costantemente informato, io non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se quell'uomo avesse potuto guadagnare una via d'uscita o semplicemente non essere preso subito, come è accaduto altrove, in altri paesi, in altre circostanze. Quindi grazie davvero dal profondo del cuore e orgoglioso di poter rappresentare un paese in cui c'è l'Arma dei Carabinieri, per cui vi sono grato e grazie anche per essere qui oggi. In bocca al lupo di cuore per il vostro lavoro. Grazie. Signor Presidente, ho fatto piacere conoscerla anche personalmente, grazie di cuore per quello che avete fatto, grazie anche per il vostro sprezzo del pericolo.